Una delle ultime statue che vengono erette, pare da una donna in memoria del marito morto, è quella che viene chiamata Paro. È alta 10 metri e pesa 75 tonnellate. Questa rincorsa continua a costruire dei monumenti sempre più grandi, sempre più imponenti, sempre più numerosi. Ce n'è una statua, che non è finita ed è lunga 21 metri, è un palazzo. E pesa 270 tonnellate. Questa statua non avrebbe mai potuto essere innalzata con nessuna tecnica, in nessun modo. Ed è in qualche modo un annuncio, l'emblema, la traccia concreta della follia dell'isola di Pasqua. L'insensata gara fra i clan continua, fra i capi dei clan continua e naturalmente c'è bisogno di legna per trasportare i grandi mazzi di pietra, c'è bisogno di grandi funi che si ricavano dalle palme e soprattutto c'è bisogno di uomini forti, ben nutriti, che possano costruire, scappellare e trasportare le statue. E allora di che cosa c'è bisogno? Di cibo. Bisogna disboscare per dare spazio all'agricoltura. Bisogna abbattere gli alberi per fare utensili sempre più grossi, sempre più importanti. Un giorno, il giorno in cui un'ennesima statua viene innalzata, viene trasportata con grandissima fatica, un giorno, come racconta anche il film e come suppone, pensa anche Diamond, qualcuno sull'isola di Pasqua abbatte l'ultimo albero. Era stato cosciente di quello che faceva, lo sapeva o l'ho abbattuto senza pensarci, convinto che quello che faceva era bene per l'isola o magari solo per il clan a cui apparteneva. E insomma, via le palme, via la vegetazione, il terreno diviene arido. Gli uccelli si estinguono velocemente, rimangono alcune specie marine che si spostano su degli isolotti un po' al largo dell'isola di Pasqua e il tratto di mare è infestato dai pescecani. Non c'è più legno per fabbricare imbarcazioni d'alto mare, quelle con cui si vanno a pescare i delfini o i tonni. Il vento spazza l'isola, le piogge la allagano continuamente, frane distruggono abitazioni, spingono la popolazione a spostarsi altrove. Più le cose peggiorano, più le statue si fanno di alte proporzioni, perché c'è bisogno dell'aiuto degli dèi che favoriscano l'agricoltura, che favoriscano il progresso dell'isola. Verso la metà del 1600 le risorse crollano definitivamente. Gli isolani sono troppo lontani dal mondo per potersene andare altrove e comunque non hanno più i mezzi per costruire anche le loro fragili imbarcazioni sulle quali sono arrivati e con le quali potrebbero tentare l'avventura di andarsene. Gli isolani arrivano al cannibalismo. Diamond ricorda che l'insulto più feroce a un nemico è il seguente: mi è rimasta fra i denti la carne di tua madre. Gli isolani non possono più costruire i moai, non possono più nutrirsi, ma non possono più costruire i moai, non possono fare più nulla. E allora i vari clan se li abbattono a vicenda. Fine della storia. Sì, certo, poi c'è il consueto arrivo della civiltà, deportazioni, epidemie, schiavitù, una storia che si è ripetuta tante volte intorno al mondo. Nel 1872 sull'isola rimangono 111 individui. I grandi Moai, distribuiti sulle coste, la circondano quasi completamente e guardano all'interno dell'isola. Alcuni, ma solo alcuni, avevano dei grandi occhi inquietanti, erano fatti di corallo bianco con una pupilla di scoria rossa, grandi occhi bianchi e rossi. Gli occhi erano custoditi dai sacerdoti, che li ponevano sui volti solo di tanto in tanto, in occasioni di riti o di cerimonie. Sembra un apologo morale invece che una storia costruita con i più, ricostruita con i più
avanzati mezzi scientifici, le indagini al carbonio, le indagini archeologiche e così via. Sacerdoti ciechi e idoli ciechi danno le spalle al mondo, danno le spalle al futuro, e a nulla serve la ribellione che pure c'è stata dei giovani guerrieri. Tutto implode, tutto cade, sacerdote e idoli compresi. L'isola di Pasqua ricorda un pianeta, anch'esso lontano da tutto nell'universo, anch'esso senza tecnologia sufficiente per permettere alla popolazione di spostarsi altrove, in qualche altro posto, anch'esso con i suoi idoli e soprattutto con i suoi sacerdoti. Un saluto, insulomani, da Ernesto Franco e Enrico Lantelme. Alla prossima isola. Te cratate, te cratate, te catana, chitana da...
Tu me ne ricordi che ti cava? Ti 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 ricordi che ti cava?